vai, vai, radio musica, blues. Musica! Sono un DJ! Aspetta! Adesso vedi! Mandovani, Mandovani! Guarda che classe di imbecille! Le canzoni che volete voi! Poi! La Pasuelo! Pasuelo! Attenzione, si aprono i regali e vengono fuori due imbecilli! Eccole! Ci siamo! Ciao ragazzi! Vieni più vicino, perché so che non si vede, sì, se no. Scusa, devi avvicinarti. Ciao ragazzi, siamo qui! Eccoci qua, perfetto! Ce l'hai? Torniamo che? No, ma tutte le robe, tutti i giorni! Questa volta lentamente, questa volta lentamente. Bene, Begolino TV, dov'è Begolino? Vai, qua! Arriva, ecco! Begolino Begolone, Begolino Begolone! Saluta Begolino, saluta! Ciao! Ciao, scusa, perché in esclusiva, sì, attenzione, esclusiva, no. è girato, adesso torna, adesso porta pazienza, in esclusiva mondiale, il presepe di Casa Gualdi, ragazzi, imperdibile, sembra Las Vegas, guardate, questo è lo strip di Las Vegas, tra l'altro c'è stato fatto con delle cose veramente meravigliose, sì. Pastori, c'è un po' di tutto lì, i pecori, c'è anche il fiume, c'è anche il ponticello, sì, lo sai, sì, stamattina ci hanno scritto, lo sai perché le pecore del presepe, sì, sono scottano? Le pecore del presepe? Tu le prendi scottano? No, non lo posso dire perché. No, dillo. È un po', diciamo, hard. Ah, è hard. Scusa, allora, stamattina intanto abbiamo iniziato il programma alle 7 con il grande tenore. Wow! Patrick Serati, che ci è venuto a trovare, è stato assalito dal Begolino, sì, eccolo lì che si può vedere. E tra l'altro ci ha ricordato un grande appuntamento. Domani 22 dicembre, Teatro Storchi Modena, Patrick and Friends, per aiutare due associazioni, insieme a tanti amici giovani soprattutto che duetteranno con lui. Ci sarà anche il ventriloquo Samuel, la strana coppia, balletti, insomma sarà un bello spettacolo per sostenere due associazioni importanti, tra le quali Pollicino, che si occupa di bambini. Bravo, quindi appuntamento domani sera. Però attenzione che poi stamattina ci è venuto a trovare praticamente i tre quarti di una famiglia fantastica, no? È vero, ecco. La famiglia Biscotto in diretta con il papà, la figlia e il figlio, una famiglia di ascoltatori dai genitori ai figli, si tramandano questa passione per Radio Bruno, soprattutto per il Radio Bruno Estate. Sì. Ricordiamo che lui ha conosciuto sua moglie in un Radio Bruno Estate e ha avuto i figli dopo Radio Bruno Estate. Tra l'altro ci ha portato dei doni, dei regali veramente meravigliosi. Non so se è passato in testa la classifica. Guarda, diciamo che in testa la classifica al momento c'è il panettiere Marco, sì, con i suoi panettoni eccetera eccetera, e il nostro amico Biscotto. Sì, esatto. Il panettiere e Biscotto, che ci ha portato dei bella vista. Assolutamente. Però noi dobbiamo anche ricordare un'altra cosa, sì, questa mattina, no? Per Begolino TV, un appuntamento che ha veramente dell'incredibile, un appuntamento imperdibile. Eccolo chi qua inizia il primo dell'anno con la strana coppia si, sì, rovina anche per il resto dell'anno. Bravo. Tombolon tombolazzo, il 2017 sarà un anno del, ecco, quello. No, buono, però no. Fra l'altro ci saranno premi e regali un po' per tutti, no? Per tutti, sì, si vince sempre. Ma la tombola del li hai pagati di tasca tua oppure li ha pagati il capo? In realtà non c'è niente, non c'è. Sì, sì, assolutamente. Bene. Vi aspettiamo il primo dell'anno, mi raccomando, ragazzi, in diretta strana coppia dalle 8 a mezzogiorno, tombolon tombolazzo. E noi torniamo domani mattina con, sì, il razzo. Ciao. Torniamo con il razzo, ciao.